qui. Pronti via, ciao ragazzi. Allora, questa sera vi porto a fare un giro sulla follatissima linea H1 delle 21:40. Eccoci qua. Siamo ovviamente a bordo di uno dei miei preferiti, siamo a bordo dello Scania. E come potete vedere è venerdì sera, ma questa zona della Toscana è stata deserta, e linea H1, che è un po' un accrocchio di fettine di varie linee, ed è una linea che serve praticamente l'uscita dall'ospedale e che in linea teorica dovrebbe consentire alle persone di uscire in tutta serenità, trovando il loro bel autobus che le riporta a casa, facendo un po' di vie per Udine e fino poi a Pasen di Prato, Basaldella, eccetera. Davanti a me è partita l'altra linea H2, stesso orario, percorso diverso, che invece va fino a Molinuovo. L'ho fatta qualche tempo fa, in realtà questa H1 l'ho fatta solo una volta, per cui non me la ricordo benissimo, però dai, contiamo sulla VM alla mia destra e vediamo se con gli aiutini, leggendo le vie, riesco a farla correttamente oppure no. Adottiamo qualche buca di Udine, che bene. Sentite sound, già scricchiolano un po' questi Scania. Se poi mettete anche tutte le buche che ha questa città, stiamo a posto. Come vedete, proprio la ressa di persone per salire, tant'è che ho messo pure il microfonino perché mediamente non porta nessuno. L'altra volta ho portato una persona per 500 metri, avrà fatto 3 fermate, poi è scesa. Oggi presumo manco quella. Dai, vediamo dove ci porta, se carichiamo almeno qualcuno. Nel frattempo, dai, vi faccio notare due dettagli. Non so come mai alcuni di questi Scania hanno il bottoncino, il quarto bottoncino di apertura porte in rilievo, apre tutte le porte e chiude tutte le porte, mentre quelli più nuovi, così come gli Iveco e gli altri autobus, hanno il quarto bottoncino che si apre le porte ma poi non le chiude, cioè devo schiacciarne uno e poi schiacciarne 3 per richiuderle. Ma perché? Cioè, questo invece è comodissimo. Quarto bottone, apre tutto e chiude tutto, ciao, via. Altra cosa che non mi piace quando faccio queste tratte sono qua anche passons come buche, non scherza, giustamente invece di riasfaltare e rifare le strade ci ficcano i rallentatori, cioè, come se uno con queste strade si mettesse a far rally. Non lo so, a parte che devo ancora capire il senso di questi rallentatori, perché piuttosto metteteci dei velox veri, perché di fatto i rallentatori rallentano tutti indipendentemente. Cioè, voglio vedere se una persona è in arresto cardiaco e l'ambulanza gli arriva in ritardo perché c'ha ste merde di rallentatori, ultimamente vengono disseminati ovunque, cioè, vorrei vedere. Insomma, e oggi la buttiamo un po' sulla polemica, sarebbe polemica dynamic bus, ma non è, ma polemic bus non suona così bene, quindi lasciamo polemic car. Tac. Quindi lasciamo polemic car, che suona molto molto meglio e ultimamente rappresenta meglio il mio mood, che è piuttosto disilluso, diciamo così, nonché il motivo per cui ho anche rallentato la creazione di contenuti in proposito. Come vi ho già detto nella diretta, sul canale voglio portare principalmente i lati positivi di questo lavoro, le cose belle, le cose che mi entusiasmavano agli inizi e mi entusiasmano tuttora, possiamo dire, seppure si sono ridimensionate, però ogni tanto insomma ci sta qualche piccola polemica, specialmente sugli stati delle strade, che poi, se vogliamo essere precisi, si riflettono sullo stato di salute proprio di noi conducenti, perché sì, è vero, abbiamo i sedili ammortizzati ad aria con la regolazione della durezza eccetera, l'azienda stessa incarica una ditta esterna ogni tot di fare delle rilevazioni, delle misurazioni, tra cui è capitata proprio a me un paio di mesetti fa, e sono arrivati i tecnici incaricati, mi hanno piazzato un bel sensorino sotto il fondoschiena e li ho portati con me a fare un paio di giri in linea, appunto per misurare le sollecitazioni alla schiena di noi autisti. Ci ho fatto due chiacchiere con questi tecnici, insomma mi hanno raccontato un po' di cosucce interessanti, tra cui il fatto che, almeno a detta loro, dai rilevamenti che fanno, l'uso di cuscini anatomici e simili per smorzare le vibrazioni, che ho visto fare a molti colleghi, dai rilievi sembra essere inutile. Loro sono tecnici, mi hanno raccontato un po' quel che dicono i numeri, ovviamente dal punto di vista medico non sono competenti né loro né io, quindi loro si sono limitati semplicemente a dirmi quel che vedono dai numeri, da quel che registrano questi sensori. Nel frattempo, come previsto, non ho ancora caricato una persona e sono già a fase annunciato. Ok, dai, fino adesso mi sto ricordando la linea, era relativamente semplice. Ecco, una cosa che ho notato adesso che da 2-3 mesi corro in urbano è che effettivamente le linee urbane sono molto più facili, molto più memorizzabili rispetto alle extraurbane. Le extraurbane erano veramente dure, mentre le urbane insomma si fanno una volta, due volte, tre volte e poi si memorizzano. Dire mai, adesso magari sbaglio strada e sbaglio linea proprio live così, però tra che la velocità media è più bassa, tra che le fermate sono più strette, quindi la VM ci dà molte più informazioni e tutto il resto, insomma in urbano è più facile cavarsela anche quando non si conoscono bene le linee o non se le si ricorda, come nel mio caso di oggi, che l'ho fatta una volta, penso. Come vedete, ok, adesso sono vicino ai 50, ma velocità media urbana di solito si attesta intorno ai 35 orari, grosso modo. Anche Basen di Prato non scherza con le buche. Eccoci qua, questo è il famoso semaforo che ha pettinato un disastro di automobilisti, con le telecamerine, col T-RED che è stato installato da un po' di mesi. molto bene, però se non ho capito male funziona solamente nel senso perpendicolare alla mia posizione. Ecco, dai, qua che l'asfalto è un po' migliore sono sensati i rallentatori, dai, diamogli un po' di gas allo Scania, sempre fino ai 50 orari. In realtà doveva essere un POV, ma già che sono vuoto ne approfitto per far due chiacchiere con voi, che ormai siete ben in 5800, ragazzi. Non avrei mai pensato, quando ho iniziato a pubblicare i primi video, di raggiungere o di passare ad esempio 5.000 iscritti al canale. Io mi immaginavo un settore molto di nicchia, una cosa così, i primi video li buttati là tanto per fare, anzi tanto per il piacere di fare, di mostrare dei luoghi, delle cose. E poi il canale ha preso effettivamente la direzione del vlog dedicato non genericamente ai motori, ma in particolar modo agli autobus, anche se la mia passione per i motori è a 360 gradi, insomma. Dai, per adesso ho guidato tante auto, moto, furgoni, il gatto delle nevi anni fa ho avuto occasione di guidare, motoslitte. Poi che altri mezzi ho guidato? Beh, da piccolo venivo portato in cabina da il buon vecchio Cortiula Senior sul bilico mezzo d'opera, però ahimè quelli non li ho guidati purtroppo, anzi però ho visto che girano ancora in realtà, sempre quelli di 25 anni fa circa, sono ancora in circolazione, erano dei Mercedes e infatti posso dire che si vede, insomma. Allora, vi sentite bene? Su questo incrocio avevo una leggera indecisione, ma ho girato dalla parte giusta. Infatti qua siamo in piazza Basaldella e dobbiamo fare questo giretto panoramico perché la fermata ce l'hanno ficcata di qua. Non so se lo vedete dal video, se lo notate, ma gli autobus urbani non hanno le cinture di sicurezza. Infatti non lo sto indossando, mi dà una sensazione di libertà incredibile, sembra quasi che ti manchi qualcosa quando sei abituato ad avercela sempre, però ammetto che insomma, ci si svacca volentieri così, d'altronde con queste velocità è anche comprensibile. Niente, dai, facciamo quest'ultimo pezzo di quella che sarebbe la linea 3 e Sant'Osvaldo, via Pozzuolo, stazione, e tanti saluti a tutti. Anzi, facciamo ancora una piccola parentesi. Come vi ho raccontato nell'ultimo video in diretta che ho fatto, ho iniziato il corso di rinnovo CQC in azienda, ho fatto 2 lezioni e i 2 uffici in movimento relativamente urbano ed extraurbano ci cambiano i turni apposta in modo da poterci accorpare e di potersi mandare in una quindicina di noi in sala riunione a fare questo corso, questo corso che vi ricordo è obbligatorio, tutti assieme. E che dire, dai, oggi abbiamo fatto la lezione col medico, ce l'ha fatta la stessa dottoressa che trovate nei primi video sul mio canale YouTube, che veniva in autoscuola dove ho fatto la patente io. Ovviamente ha parlato di argomenti diversi rispetto a quelli di cui parla a scuola guida di patente, anzi di CQC vero e proprio inizialmente, poiché adesso siamo già in uno step successivo e dunque ci si concentra di più dal punto di vista medico sulle attenzioni da avere e sui motivi per cui si può perdere una patente superiore e anche la B, sui farmaci da non assumere o da assumere, sulle tempistiche, su come si svolgono le analisi, su tante cose insomma relative proprio al lavoro con la patente superiore, che è quello che facciamo tutti noi al corso. Chi magari arriva dalle officine, chi come ispettore, chi come autista, ma tutti noi in azienda che abbiamo la patente superiore e il relativo CQC, poi facciamo gli aggiornamenti a prescindere da quale sia la nostra mansione principale, insomma. E sicuramente a tutti è utile questa parte medica in particolare. Infatti anch'io nel corso di questi anni, specialmente dopo l'incidente in moto che ho avuto nel 2020, che mi ha fermato alcuni mesi da lavoro per la gravità dei traumi che ho riportato, sono molto più attento dal punto di vista medico, alla salute, a mettere in atto dei comportamenti che preservino la mia salute nel tempo, nel miglior modo possibile, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico, poiché l'incidente mi ha segnato sicuramente tanto dal punto di vista fisico, però anche dal punto di vista mentale ho cambiato, diciamo, le mie priorità e ho cambiato anche la mia visione su certe tematiche relative al mondo del lavoro, alla guida, all'ora di guida, agli straordinari, e ce ne sarebbe di materiale per più di qualche video e li condenso dicendovi solo che dopo l'incidente sono molto più attento a queste cose e lascio correre molto meno, pretendo molto di più dal punto di vista della salute in ogni ambito. Eccoci qua. Dobbiamo sempre aprire le porte in stazione capolina, in questo caso a fine linea. Adesso posso rientrare serenamente in deposito, grazie al collega che mi fa passare. Brava Mario, era Mario, brava Mario, vabbè. Se guardi questo video, ciao. E posso rientrare serenamente in deposito, parcheggiare l'autobus, salire sul mio bel Desmo. Finalmente ho rispolverato il Desmo con il bel tempo, con le temperature di questi giorni. La Ducati è bella carica, pronta per una nuova stagione estiva. Anche là bisogna fare attenzione perché l'asfalto in realtà è ancora un po' freddo e le gomme non vanno in temperatura subito, per cui scalza scalza, dai. Per fortuna tengo i controlli belli attivi, perché quando ci scappa una nata di gas altrimenti me la metterei per cappello. Dai, per oggi è tutto, vi do appuntamento al prossimo video.